Dei danni alle circa 60.000 aziende agricole abruzzesi colpite dal terremoto si parlerà nel primo G8 interamente dedicato all'agricoltura che si apre oggi a Cison di Valmarino in provincia di Treviso. Lo ha ribadito il ministro delle politiche agricole Luca Zaia, che ha anche parlato della necessità di difendere l'identità dei prodotti italiani dalla cosiddetta agropirateria alimentare. Sentiamo allora il ministro Zaia al microfono di Pino Finocchiaro. Beh, io ho sottolineato la necessità di difendere le nostre produzioni, ne parleremo sicuramente anche nel summit, ovvero la necessità di pensare che i nostri agricoltori che fanno grandi investimenti sul fronte della sicurezza alimentare e della qualità non possono essere obbligati a confrontarsi sui mercati poi con delle produzioni che non hanno storia, non hanno nome. Vi faccio un esempio per tutti, oggi i nostri agricoltori della Puglia stentano a vendere il loro olio d'oliva extravergine a 2 euro il litro e abbiamo importazioni da tutto il mondo che ci stanno letteralmente massacrando la nostra identità produttiva. Non ultimo il latte, abbiamo costi di produzione per il latte che è di altissima qualità a 34-36 centesimi e sul mercato europeo si trova tranquillamente latte a 18-20 centesimi il litro. Questo è il ministro Zaia, quindi.